Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo unboxing da extremehardware.com. La scheda video oggetto di questo unboxing è una MSI GeForce GTX 760 Gaming Edition in versione overclock e rappresenta appunto la nuova serie gaming dell'MSI, caratterizzata principalmente dalla colorazione nera e rossa. Sinceramente non cambia molto rispetto alle versioni Power Edition, solamente nelle schede video di fascia alta della Gaming Series sono presenti alcuni accessori particolari come l'adesivo Gaming Series. La confezione non presenta nella facciata principale particolari degni di nota, se non che il dragone della Gaming Series, il logo OC Edition e la scritta Twin Frozer che ci indica la presenza del rinomato dissipatore Twin Frozer dell'MSI. Sul retro della confezione troviamo altre informazioni riguardanti la Gaming App, una nuova utility implementata appunto con la nuova Gaming Series che ci permette tramite un solo clic di cambiare i settaggi della scheda video in base all'uso che ne stiamo facendo, ovvero OC Edition, Gaming e Silent Mode. Troviamo anche informazioni riguardanti il Twin Frozer che è nella sua quarta versione e i componenti utilizzati sul PCB, ovvero quelli militari Class 4. Contrariamente alle precedenti confezioni, questa non è apribile nella parte frontale e non permetterà di vedere la scheda video in anteprima senza aprire la confezione. Troviamo prima di tutto un piccolo contenitore per il bundle con il logo Gaming Series e al suo interno è presente appunto il bundle. Molto limitato, comprende un adattatore 6 pin to 8 pin, un adattatore VGA to DV, una guida all'installazione rapida e il CD contenente i driver. Ovviamente vi consigliamo di scaricare gli ultimi presenti sul sito ufficiale Nvidia. La scheda video è racchiusa in un frame in spugna e in una busta antistatica. Come possiamo vedere, la colorazione principale è appunto nera e rossa e è presente il logo Gaming Series. Il dissipatore Twin Frozer 4 ha subito qualche piccolo cambiamento. In realtà non tutti se ne accorgono, ma forse è peggiorato un pochino. Prima di tutto la cover. Ho recensito molte schede video MSI e mi è saltato subito all'occhio che la cover non è più in metallo, ma in materiale più plastico. Giusto per farvi un esempio, questa è una Power Edition serie HD 7000 e non è plastica. Ovviamente troviamo le due ventole propeller blade caratterizzate da una conformazione differente tra l'inizio e la fine della pala che permette un maggior spostamento di aria e maggiore silenziosità. Anche il corpo lamellare mi sembra differente rispetto ad altre versioni. Possiamo notarlo anche da nuove headpipe disposte in maniera diversa rispetto ad altre schede video con il dissipatore Twin Frozer. La scheda video viene alimentata tramite un 6 pin e un 8 pin e dispone di due porte DVI, una HDMI e una DisplayPort. Ovviamente nel corso della recensione la andremo a recensire anche
in modalità multimonitor e in wide quality HD. In overclock, anche se non vi nascondo che rispetto ai precedenti Twin Frozer non ha garantito le stesse performance che si sono viste in precedenza. Non vi resta quindi che cliccare sul link in descrizione per poter appunto leggere la recensione completa.